Cari bambini, cari ragazzi, è sempre un grandissimo piacere. Il Vangelo di domenica prossima è tratto dal primo capitolo del Vangelo di Luca, se lo volete cercare sulla vostra Bibbia, sul vostro Vangelo. E ci parla di questo famoso episodio. L'angelo Gabriele annuncia a Maria che diventerà la madre di Gesù. E pensate quale grande stupore ha avuto Maria, quale missione importante le è stata affidata. Ma anche noi che ascoltiamo la parola del Signore nel sentire le cose belle, importanti, le parole di amore, la vicinanza del Signore, possiamo davvero rimanere stupidi se ce ne rendiamo conto. E anche a noi il Signore affida una missione molto importante. Essere un ragazzo cristiano, un figlio cristiano, uno studente cristiano, essere uno sportivo cristiano e così via, un giocatore cristiano, è una missione tanto importante, ma è anche bella. Non è solamente un impegno a cercare di essere molto bravi nel seguire le regole, ma anche scoprire con dentro la forza dell'amore del Signore, credendo di essere amati da Lui, possiamo fare cose più grandi di quelle che abbiamo pensato. Ogni giorno della nostra vita si può essere dei bambini santi, dei ragazzi santi, degli adulti santi. Non c'è nulla della bellezza della vita che, se seguirete il Signore Gesù, se starete sempre con Lui, vi possa essere precluso. Anzi, il Signore apre delle strade bellissime. E Maria ci ha creduto, ha detto: sì, io ci credo che insieme con te, Signore, si possono compiere delle cose grandi, si possono vivere delle cose belle, si può affrontare la difficoltà con la pace e con la forza. E anche noi possiamo dire che ci crediamo, e questo ci aiuterà a poter vivere bene anche questo Natale al quale ci stiamo preparando. Ci vediamo presto.